giudica con telefonate in diretta. Buongiorno, buongiorno, qui Svegliati Avvocatura, è il 18 febbraio 2019 e stiamo per partire. Con YouSlow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di YouSlow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di YouSlow Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradioyouslow.it. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno qui dagli studi virtuali di Napoli, io sono Milena Miranda, buongiorno a Ornella Sala in regia e buongiorno a Molfetta e soprattutto a Brigida Mulinelli, buongiorno! Buongiorno Milena, buongiorno Ornella, buongiorno a tutti! Allora, cominciamo subito questa settimana con questioni insomma che riguardano tutti, no? Perché risparmiatori e banche, questo incontro al MEF del quale ci parlerà la nostra Letizia Vescovini e poi il reddito di cittadinanza, un'intervista che hai raccolto tu, Brigida. Eh sì, ascolteremo poi l'avvocato Giambattista Gallus, già amico della nostra radio, del Foro di Cagliari, in merito ad una assunta violazione, un pericolo di violazione della privacy di coloro che effettueranno l'accesso al sito del reddito di cittadinanza. Una questione un po' delicata e di cui appunto ci parla l'avvocato Gallus. Ma noi dobbiamo annunciare anche una cosa, una trasmissione nuova, una trasmissione che parte oggi alle 14, sintonizzatevi oppure anche in un altro orario, Onda Rosa nei COA. Che cosa sta succedendo? Che c'è questa invasione, no? di donne, chiamiamola invasione in senso positivo, Brigida. Beh sì, sono contenta, è una bella idea questa del programma Onda Rosa e sono contenta soprattutto che ci sia questo cambiamento rosa e quindi finalmente le donne, che ormai sono un numero nutrito nell'avvocatura, arrivino anche ai vertici. Abbiamo intervistato io e te due presidenti dell'ordine, non vogliamo anticipare altro perché invitiamo ad ascoltare, anche perché poi sono due interventi, due storie ovviamente completamente differenti, due ordini d'Italia che avranno in questo ruolo apicale, non saranno le uniche perché ricordiamo le elezioni in tanti fori sono state spostate per la questione dei plurimandatari. Ma noi adesso diamo di nuovo la linea alla regia e cominciamo il programma di oggi. YouSlow Web Radio trasmette i tuoi eventi in diretta. Contattaci webradio@youslow.it. E adesso l'avvocato Letizia Vescovini, intervistata da Angelo Marzo, proprio su risparmiatori e banche e questo report di questo incontro al MEF sul fondo indennizzo risparmiatori. In pratica ci racconterà di questa bozza che ricalca quanto contenuto nella legge di bilancio. Ascoltiamola. Scarica la nostra app YouSlow Web Radio per Apple e Android. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com
Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno a Letizia Vescovini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora Letizia, portaci nuove dal MEF, incontro per quanto riguarda i famosi rimborsi dei risparmiatori, lo stato dell'arte. Allora, abbiamo finalmente ottenuto la bozza del primo decreto per l'istituzione di questo fondo indennizzo risparmiatori, una bozza che ricalca quanto era contenuto nella legge di bilancio per quanto riguarda appunto la platea dei soggetti destinatari di questi rimborsi, quindi appunto sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche, Carichieti, Carife, Banca Marche, Banca Etruria e delle due venete, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e loro controllate, quindi Banca Puglia e Banca Nuova. Mm-hmm. Inoltre sono rimborsati anche i soggetti che hanno acquistato da altri istituti di credito questi strumenti finanziari, quindi concretamente se si è comprato da Unicredit un'obbligazione popolare di Vicenza si ha comunque diritto di partecipare a questo fondo. Sono stati esclusi rispetto alla precedente formulazione i clienti professionali, cioè quelli ritenuti tali dal TUF, e questo diciamo perché in questo modo direi che si voglia valorizzare il fatto che si voglia riconoscere un risarcimento alle persone che sono stati in un qualche modo truffate. È stato mantenuto allo stesso tempo il concetto di truffa massiva, ecco, nel senso che non è necessario che il singolo risparmiatore vada a dimostrare di aver subito un danno derivante da una sorta di mis-selling di truffa, ma diciamo che questa situazione verrà acquisita con i dati derivanti da quanto è accaduto in questi anni in ambito sia giudiziario ma anche all'interno ad esempio della commissione che era stata istituita l'anno scorso sulle banche. Mm-hmm. Verrà appunto acquisita questa relazione per riuscire a dimostrare in questo modo questa condotta massiva, ecco, e quindi questo danno che è stato provocato ai risparmiatori. E questo naturalmente alleggerisce molto la posizione di chi vorrà partecipare a questo fondo, che dovrà produrre un'istanza corredata di documentazione ma che non si porrà, dovrà porre il problema di andare a dimostrare di essere stato vittima singolarmente di una truffa. Una presunzione ex lege, insomma. Sì, sì, praticamente questa cosa si dà per acquisita. E, diciamo che rispetto a quanto era stato richiesto per gli azionisti non sarebbe stata riconosciuta nel valore di acquisto la rivalutazione monetaria degli interessi. E diciamo che questo può pregiudicare chi ha acquistato queste azioni negli anni passati. Allo stesso tempo però sono state riconosciute le cedole come non da decurtare, mi spiego meglio. Normalmente in caso di risarcimento del danno dal valore dell'investimento viene tolto il valore che il risparmiatore ha già percepito come cedole dividendi nel corso del rapporto. In questo caso questa somma non verrebbe sottratta e quindi insomma ci sarebbe già un trattamento migliorativo rispetto a quello che eventualmente si potrebbe ottenere in una causa, ma non è invece stata riconosciuta la rivalutazione. Su questo aspetto si sta ancora insistendo perché abbiamo comunque termine sino a lunedì per mandare delle memorie integrative dei rilievi. Così come io sto ancora insistendo sulla battaglia per gli obbligazionisti che sono diventati azionisti a loro insaputa, cioè chi purtroppo aveva comprato le obbligazioni convertibili e si è trovato poi ad essere azionista.
Come dicevo anche l'altra volta, essendo azionisti oggi, questi avrebbero diritto al 30%, mentre in realtà, visto che pensavano di comprare obbligazioni, dal mio punto di vista sarebbe più equo assimilarli agli obbligazionisti e quindi riconoscere loro il 95%. Stiamo cercando di inserire anche questo ulteriore rilievo per vedere appunto di poter migliorare per tutti questi risarcimenti e insomma abbiamo poche ore, però si sta ancora lavorando per vedere di rendere insomma il meglio possibile questo decreto. Poi naturalmente ci sono state delle contestazioni insomma dai partecipanti ieri alla riunione. Io insomma riconosco comunque che è un evento del tutto nuovo e a dire la verità anche un po' inaspettato, cioè il fatto che si arrivasse a risarcire con importi di questo genere sia gli azionisti che gli obbligazionisti mi sembra veramente un buon risultato. Poi logicamente tutto è perfettibile, si poteva ottenere sicuramente di più, però insomma il lavoro che è stato fatto ha portato dei buoni risultati, speriamo che possano essere migliorati, però insomma siamo soddisfatti di quello che si è riuscito ad ottenere. Scusami, ti faccio un'ultima domanda al volo, è indipendentemente dai rilievi della Unione Europea? Ma allora, diciamo che questi rilievi, ieri ci sono state diverse domande su questo aspetto perché naturalmente preoccupa tutti. Ci è stato spiegato come funziona il rapporto con la Commissione Europea su queste tematiche, ci è stato nuovamente detto che ad oggi sono state fatte solo delle domande e queste domande sul contenuto di questo testo sono in linea con quanto normalmente la Commissione Europea chiede. Bene. Per informarsi, cioè quindi una semplice richiesta di informativa. Bene. Che ad oggi non ha portato a nessun tipo di infrazione, quindi insomma speriamo che si continui su questa via e che si possa arrivare al risultato che tutti speriamo. Bene, grazie Letizia e una buona giornata a te. Grazie, grazie a tutti voi, buona giornata. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed ora invece andiamo ad ascoltare la mia intervista all'avvocato Giambattista Gallus, che ci parlerà di un assunto pericolo di violazione della privacy degli utenti che andranno ad accedere al sito del reddito di cittadinanza. Ascoltiamo. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Abbiamo ai microfoni della radio dell'avvocatura Use Law Web Radio l'avvocato Giambattista Gallus del Foro di Cagliari, amico ormai della radio che abbiamo già sentito altre volte. Ciao Giambattista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vogliamo parlare con te di una notizia che abbiamo appreso dalla stampa. Pare vi sia una falla nel sito, in merito al sito per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, un sito che è nato da poche ore, messo in piedi dal Ministero del Lavoro e da quanto abbiamo letto reca un codice sorgente che potrebbe avere appunto delle falle e diciamo non rispondere, violare il principio di minimizzazione ormai noto a tutti. Che cosa è successo in realtà esattamente? Allora, come è stato sottolineato da Matteo Flora, che è un esperto di sicurezza informatica molto, molto noto, nel sorgente del sito del reddito di cittadinanza è stato trovato l'utilizzo di Google Fonts, proprio nella parte dei sorgenti, utilizzo che potrebbe, condizionare d'obbligo, perché bisogna ovviamente fare un'analisi approfondita del traffico dei dati del sito, trasferire dati quali l'IP, le impostazioni dell'utente e così via a Google. E poi è stato, quando è stato attivato il sito diciamo completo, lo stesso è stato rilevato per un media player della Microsoft che altrettanto potrebbe trasmettere
ovviamente non dati direttamente identificativi, ma stiamo parlando probabilmente dell'indirizzo IP e delle preferenze. Tutto sì. Questo non è indicato nell'informativa che si trova sul sito, che è quella sì. Generale del Ministero del Lavoro, e quindi c'è un primo problema: laddove venisse accertato che vi è un flusso di dati personali, ovviamente va annotato nell'informativa. Tra l'altro l'informativa indica invece tutti i trasferimenti che vengono fatti attraverso i cosiddetti social plugin, quindi LinkedIn, Instagram, Facebook, eccetera, 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 ma non indica questi, e questo è un primo aspetto. Punto su cui interrogarsi. Naturalmente non è diciamo un unicum, molto spesso capita che siti pubblici diciamo pongano in essere dei trattamenti non esattamente coerenti, semplicemente perché in fase di sviluppo si decide di utilizzare delle scelte magari perché tecnicamente interessanti, ma senza considerare l'aspetto del trattamento dei dati personali. Ma dimmi. Continua, scusami. Sì, ecco, no, il fatto è che naturalmente qui, poiché è un sito a cui accedono persone che per definizione la platea di coloro che possono avere questo contributo e ha un disagio economico, quantomeno, perché ha un reddito certamente ridotto, e la situazione di disagio economico, ancorché non sia un dato personale ex sensibile o la categoria particolare di dati, è protetto in maniera più forte dal nostro legislatore, per esempio nell'ambito della disciplina del decreto trasparenza, che vieta la diffusione dei dati dei soggetti anche da cui risulta un disagio economico e sociale. Quindi diciamo ha una protezione, e quindi sarebbe stato probabilmente più opportuno valutare l'impatto anche come flusso dei dati personali in ordine all'utilizzo di questi sistemi, perché Google Fonts è solo appunto l'utilizzo di un font. Il fatto che l'utilizzo di un font possa anche solo come probabilità portare a un flusso di dati personali relativi a un sito che probabilmente avrà milioni di accessi e verrà ceduto da soggetti che si trovano ovviamente in una situazione quantomeno di disagio economico, ecco, forse sarebbe stato il caso di riflettere maggiormente. Quindi è vero quello che ho letto, cioè la causa sarebbe l'utilizzo, la scelta di questo font che appartiene alla libreria Google, è questo che causa questa falla? Allora, naturalmente questo è quello che hanno sottolineato più soggetti particolarmente esperti del settore. Sì. Ed è certamente vero, quello io l'ho verificato anche personalmente, che nel sorgente del sito vi sono appunto i richiami a Google Fonts. Non ho fatto io personalmente, ma voglio dire, lo hanno attestato altri, il fatto che vi è un flusso di dati che è diretto verso i server di Google. Ma naturalmente, voglio dire, noi siamo avvocati, noi possiamo commentare le notizie che i tecnici ben più esperti di noi assolutamente. ci forniscono. Sembra abbastanza paradossale, almeno ad occhi profani, che la semplice scelta di un carattere tipografico possa poi causare dei problemi di questo genere. E rimedieranno secondo te, Giambattista? Ma allora, innanzitutto bisognerebbe verificare se effettivamente vi sia un flusso di dati che sono qualificabili come personali, perché se in realtà i dati sono aggregati a un livello tale che è impossibile in nessun modo risalire a una persona fisica identificata o identificabile, non è un trattamento di dati personali. Questo innanzitutto è una valutazione. Forse però, rimane il rischio. Esatto, io quello che sostanzialmente mi sento di dire è che
se si tratta di una componente imprescindibile del sito che dà un vantaggio particolare in termini di usabilità, di facilità di accesso, di velocità di accesso, di qualunque ragione tecnica fondata, allora io potrei anche ragionare in termini di correre il rischio che ci sia un trattamento di dati personali non strettamente, diciamo, necessario. Ma se invece questo non è, allora francamente mi pare che, per dirlo in termini poco giuridici, il gioco non valga la candela, ecco, nel senso che naturalmente io devo ridurre al minimo i trattamenti di dati personali. Tu hai correttamente richiamato il principio di minimizzazione, e quindi rischiare di creare un flusso transfrontaliero per il semplice utilizzo dei font non mi pare un rischio che si possa correre. Beh, anche perché, come dicevi tu prima, sono soggetti particolarmente deboli, almeno sotto il profilo economico, quindi probabilmente andrebbero tutelati, come la legge prevede, in maniera, o se possibile, anche più adeguata. Ti ringrazio Giambattista, sei stato chiarissimo, e anche per questi argomenti così ostici ai più, me compresa. Ti ringrazio, ti auguro buona grazie giornata. Grazie a voi per l'interesse. Ci buona sentiamo giornata. Presto. Ciao, ciao. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Anche questa puntata è terminata. E auguriamo una buona giornata e una buona settimana a tutti gli ascoltatori, e rinnoviamo l'invito al nuovo appuntamento, vero Milena? Assolutamente sì, ricordiamo ore 14, Onda Rosa nei COA, e svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.